Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi vi voglio far vedere il draw, che è quell'esercizio che in passato vi ho già fatto vedere alla staccionata e magari vi metto il video qui sopra per andarvelo un pochino a rinfrescare. Però questa volta lo facciamo dal circolo. Il draw, se vi ricordate bene, è un esercizio di base che poi dopo viene utilizzato molto nella Liberty per far venire il cavallo da noi, ok? Quando il cavallo è lontano io lo chiamo, voglio che venga da me. Può essere sviluppato alla recinzione, come vi ho già fatto vedere, ma può essere sviluppato anche dal circolo. E è importante farlo da entrambe le parti, perché cioè, sia la recinzione che nel circolo, no? Da entrambe le parti intese dal cavallo, è ovvio che va fatto sempre a destra e a sinistra, perché il cavallo poi dopo, quando non si ritrova più vicino alla recinzione, deve comunque comprendere lo stesso il nostro linguaggio del corpo. Quindi partiamo un attimo dall'inizio. L'inizio è: mando il cavallo indietro nel gioco del circolo, lo mando abbastanza lontano da poterlo mandare bene nel circolo. Ovviamente dovrò usare una corda lunga, anche da 14 metri. Adesso ve lo faccio vedere con quella da 22. Invio. E voglio un po' di energia, eh? Ok? Vedete? 2-3 volte senza toccare il cavallo in fase 4 in terra. Voglio un pochino più di energia, mi chiedo ancora, sempre 3 volte, non una volta sola, quando chiedete chiedete bene. Ok, adesso quando l'ho più o meno all'altezza che voglio io, qui per esempio, comincio ad andare indietro, chiamo e faccio scorrere la corda così. Eccolo qua, e mi deve venire o a sinistra o a destra. Se faccio il circolo a mano sinistra, brava Avanna, deve venirmi un po' qui verso la spalla sinistra. Se faccio il circolo a mano destra, deve venirmi un po' qui a mano destra. Adesso ve lo faccio rivedere dalla parte opposta. Fate attenzione a come uso la corda. La corda io, nel mentre che vado indietro, la lancio via, ok? Indietro. Invio, chiedo, di nuovo prendo già la corda nella mano destra, comincio ad andare indietro e faccio scorrere la corda via così. Ok? È importante che impariate a far scorrere la corda via a quella maniera, senza incerpicarvi con le gambe, perché a quella maniera riuscite a mantenere la tensione che volete, o non tensione, se volete non tenere in tensione. Io lì tenevo un po' in tensione la corda perché volevo dargli direzione verso di me. Quando cavalli imparano e già lo sanno fare, non c'è più bisogno. Quando loro vi vedono andare indietro, si girano e vengono verso di voi. Il problema è che a volte vengono verso di voi molto velocemente, ok? E allora in quel caso lì è importante che io diventi veramente molto rapido a fare questo. Perché? Perché se no il cavallo, mentre che viene avanti, monta sopra la corda. E facendo una cosa che gli avete chiesto voi con un bel impulso, lui si ritrova con un bel pestone nella corda e un tirone sotto il mento, cosa che è esattamente quello che noi non vogliamo che accada, perché troverebbe scomodo venire verso di voi con un bel impulso, e noi invece vogliamo che venga verso di noi con un bel impulso. Quindi ricordatevi sempre, fate l'esercizio dal circolo per migliorare poi il draw nella Liberty, e soprattutto imparate a fare questo. Vi mettete lo stick nella mano che non usate, ok? Questa diventa, fa un tubo, diventa un tubo, così,
e fa scorrere la corda a questa maniera, l'altra mano dentro la prima, ok? È relativamente semplice, potete anche esercitarvi con qualche vostro amico, gli date una parte, ad esempio la parte finale della corda, la parte iniziale, la parte finale, dipende da che parte vi guarda chiamarla inizio e fine, e lo fate correre velocemente verso di voi e voi ve ne state fermi e velocemente fate scorrere la corda, e lo scopo del gioco è non far appoggiare la pancia della corda in terra. Se siete bravi ce la fate, però a quella maniera lì vi allenate un po'. Altra cosa importante, fatelo anche con il lazzo se ce l'avete, perché ancora di più con il lazzo è importantissimo lanciare via la parte della corda che vi esce dalla mano, perché il lazzo è pericoloso se vi sta avvolto in terra, che ci potete infilare i piedi voi o il cavallo, mentre se lo lanciate via rimane lontano da voi esteso. Ok? Provate a fare questo esercizio. Se vi è piaciuto questa cosa, fatemelo sapere attraverso un like o mettendo un commento, e poi fatemi sapere nei commenti se l'avete già fatto questo esercizio, se lo sapete fare e se avete trovato difficoltà nel ricrearlo. E noi ci vediamo la prossima volta. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. What's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me, for I pass out. I'm too low.